Ciao a tutti, oggi vedremo come realizzare dei biscotti al malto. La particolarità di questa ricetta è che utilizzeremo le trebbie avanzate dalla nostra verificazione, ossia il malto che già abbiamo utilizzato per la birra, invece che buttarlo, lo utilizzeremo per fare dei buonissimi biscotti. Vado ora a mostrarvi tramite una foto il risultato finale. Bene, adesso che abbiamo visto i biscotti, andiamo a realizzarli. Vado ora a mostrarvi tutti gli ingredienti. g di burro, 130 g di zucchero di canna, un uovo, 250 g di farina, 5 g di bicarbonato di sodio e 160 g di malto, che sono le trebbie avanzate della verificazione. Prima di utilizzarle, le passeremo al mixer. Per prima cosa, passiamo nel mixer il malto. Aggiungiamo poi lo zucchero. Del burro. Non ci rimane che aggiungere l'uovo, la farina e il bicarbonato. Il composto così ottenuto lo tireremo fuori dal mixer e creeremo delle palline da appoggiare sulla carta da forno e schiacciare lievemente. Dopo aver lasciato raffreddare l'impasto in frigo per almeno un quarto d'ora, con l'aiuto di un cucchiaio andremo a formare delle palline delle dimensioni di una noce. Le posizioneremo sulla carta da forno e poi le schiacceremo. Una volta riempita la teglia, andremo a infornarla a 180 gradi per 15 minuti. Dopo aver cotto 15 minuti in forno, a 180 gradi, i nostri biscotti sono pronti. Ora li lasceremo raffreddare prima di assaggiarli. Bene, una volta che i nostri biscotti si sono raffreddati, andremo ad assaggiarli. Io vi consiglio di accompagnarli con un buon bicchiere di latte. Col latte si sposano benissimo perché il malto tostato dà quel retrogusto di caffè. Se invece non vi piace il latte, potete fare uno spuntino, una merenda, prendendovi un tè con i biscottini. Mentre io mi finisco il mio biscotto, vi saluto e ci vediamo tutti alla prossima. Ciao a tutti!